Matteo Robazza, la Trans Audio Video, tra i suoi marchi storici ha anche la Light Panel, un marchio del gruppo Vitec, che in occasione dell'ABC presenta un nuovo ed interessantissimo prodotto. Andiamo a spiegare di cosa si tratta, come si chiama e quali sono le sue caratteristiche. Parliamo ovviamente di quello che è il prodotto di punta in questo momento di Light Panel. Assolutamente sì, è l'assoluta novità di Light Panels, si chiama Gemini, è un pannello LED 2x1, quindi un 60, con caratteristiche principali, ovviamente, come avete potuto vedere, la particolarità del cambiacolori, no? Basato sulla tecnologia nuova di 3 LED, cosa fondamentale per ottenere un CRI elevatissimo. Quindi Light Panel cosa ha fatto? Utilizza un LED per il bianco dei light, un LED per il bianco tungsteno e un LED per l'RGB. Questo consente di portare il CRI generale a livelli estremi, sul daylight al 98%, sul tungsteno al 99%. Possiamo entrare nel dettaglio di quello che è il pannello dietro per capire anche le funzioni e le potenzialità che ha questo prodotto? Assolutamente, il pannello è completo partendo dall'alimentazione, ingresso alimentazione, uscita per loop di alimentazione, quindi posso utilizzare in serie e in linea più pannelli. Funzioni DMX con ingressi sia 5 poli che RJ45, funzioni del pannello a livello di cambia colori, cambia temperatura colori, con la variazione del plus e minus green, quindi possiamo andare a integrare questo pannello in un qualsiasi sistema di illuminazione andando a cercarci la perfetta temperatura colore, ma anche le variazioni di bianco, di verde o di blu sulle dominanti. La cosa molto interessante è la possibilità di avere dei preset su 2 canali da 6 preset, 6 sono già preimpostati da casa madre con delle temperature colore da 2007 a 6000 gradi Kelvin, 6 posso customizzarle sia a livello di colori, sia a livello di temperature colori, sia di gelatine che trovo già all'interno del pannello, quindi sia rosco che lì. E qui possiamo vedere appunto le variabili che abbiamo in termini di gelatine, dove sono memorizzati poi alla fine semplicemente delle variabili di colore che sono riferite a questi filtri della Rosco o di altre. Esattamente, le più popolari gelatine, Rosco o lì, le ritroviamo tutte inserite qua dentro. Posso ovviamente aggiornarle tramite una porta USB che consente appunto aggiornamenti sul software e sulle gelatine, ma consente anche di memorizzare su una chiavetta USB tutti i parametri del faro per trasmetterli sia tramite mail su un set direttamente o per riportarle su un altro faro e quindi avere assolutamente tutti i fari tarati nella stessa maniera. Concludiamo dicendo che le due porte RJ45 sono dedicate a che cosa? È sempre per il controllo di MX. Quindi tutto può essere fatto anche in Ethernet, quindi potremmo parlare anche di una remote control anche a distanza di questo pannello. Assolutamente, fra l'altro, come tutta la linea Astra di Light Panels, posso controllare via Bluetooth i pannelli tramite l'applicazione Light Panels e il dongle Bluetooth che si installa qua sopra semplicemente via USB. Con questa completa esaustiva, almeno per ora, presentazione del Gemini della Light Panels, qui dallo stand del gruppo Vitec, Matteo Robazza, Antonio Franco per Digital Production.tv.